Il gioco è un diritto che deve essere garantito a tutti. Va in questa direzione l'intervento messo in campo dall'amministrazione comunale di Fano che lunedì, in via Petria Sant'Orso, ha inaugurato il terzo parco inclusivo della città dopo quelli di Rosciano e Carrara. Dotato di 5 giochi adibiti per i bimbi diversamente abili e normodotati, nel parco sono state installate 2 altalene di cui una a castello e l'altra a doppia seduta, uno scivolo, una giostrina e un'arrampicata per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Nella base un tappeto in gomma antitrauma per una maggiore sicurezza. Abbiamo installato delle nuove panchine, dei nuovi tavoli sempre a perimetro di questo spazio, ripristinato la pavimentazione ammalorata che era sempre meno sicura, installeremo 3 telecamere proprio qui sul parco, abbiamo ripristinato anche all'interno della piazzetta Madre Teresa di Calcutta quella che era l'area giochi, disinstallando 2 giochi fatiscenti, un gioco a molla nello specifico e un gioco a barchetta che abbiamo invece ripristinato e anche una nuova altalena. Oltre questo abbiamo ripristinato 2 fontane, sia quella al centro della piazza che quella piccola. Quella al centro della piazza naturalmente oggi faremo solo una dimostrazione di un minuto perché c'è un'ordinanza, c'è una crisi idrica in corso per cui verrà ripristinata completamente da settembre. E nello stesso tempo abbiamo fatto dei lavori importanti anche sul parco, lo skate park, che è un'area abilitata a giovani, laddove l'abbiamo illuminato sia la pista che la parte limitrofa e dotato di una fontanella, per cui siamo molto contenti perché questa è una risposta non solo di gioco ma di benessere per tutto il quartiere. Il nuovo parco di Sant'Orso, ha poi commentato il sindaco Seri, è un ponte verso una città a misura di bambina e bambino senza distinzioni, garantendo momenti di incontro, ha detto il primo cittadino, prepariamo la nostra comunità a vivere il futuro. Abbiamo sempre sostenuto che la qualità della vita si misura nei quartieri dove si vive e si abita e uno dei nostri obiettivi è che in tutti i quartieri ci siano degli spazi giochi, degli spazi per ritrovarsi e che siano inclusivi. E mi sento di fare una raccomandazione. Quando inauguriamo è sempre un momento bello, vedere le bambine e i bambini che giocano è bello, però dobbiamo voler bene a questi spazi, dobbiamo mantenerli. Mi dispiacerebbe se dopo poco tempo già rompiamo e roviniamo qualcosa. Allora un appello lo faccio a tutti, ai più grandi e ai meno grandi, di voler bene alle cose dell'amministrazione perché sono le cose di tutti. Quando le cose sono del comune, sono della comunità, appartengono a ognuno di noi e quindi dobbiamo tutelarle, difenderle e mantenerle. Quindi ecco, ma io sono convinto che questo lo comprendano tutti e impegniamoci allora a vivere questi spazi, a divertirci ma anche a mantenerli in ordine.